Succede? Niente, mi sa che per il tuo video c'è brutto tempo. E tu c'è stato sole per 10 giorni e tu oggi che è nuvoloso vuoi fare l'aperitivo. Ah, volevo fare la sorpresa a mamma e papà e a te, però. Dai, fai uscire il sole, per favore. Cioè, sei il fratello maggiore, dovresti aiutarmi. Sai che se mi porti sfiga? Ma come sfiga, guarda. Raga, sono Valentina Lattanzio e oggi ho intenzione di preparare un bel aperitivo per i miei genitori. Ero qui in casa che mi stavo annoiando e ho pensato, ma perché non posso preparare una cosa carina per loro e naturalmente anche per mio fratello. Come avete visto mi ha già dato una mano nel spostare il tavolo perché è pesantissimo e ho appunto intenzione di fare l'aperitivo qua dietro. Adesso vado a prendere tutte le cosine e vi mostro che cosa voglio fare. Eccoci qua raga. Iniziamo a mettere queste tovagliette perché sennò rovino tutto il tavolo e se lo rovino i miei genitori mi spezzano le gambe. Tra l'altro guardate che belle, sono praticamente delle foglie, molto nature. E qui abbiamo le varie vaschettine per mettere tipo noccioline, patatine, comunque sono tutte colorate, guardate che carine. Adesso andiamo a prendere le altre. Non so se avete notato, mi sono anche cambiata perché prima non ero molto presentabile, ho deciso di mettermi un bel vestitino per l'occasione, visto che ogni volta sto sempre in tuta in casa, quindi ogni tanto voglio essere carina anche io. Adesso vado subito a prendere le altre cose, arrivo subito. Sì, adesso vedete che è tutto in disordine, ma poi appena inizio a mettere le cose all'interno prende tutto fumo. Questo è l'angolo cocktail e li mettiamo qua. Mentre qui mettiamo gli altri vassoietti con tutte le cose. Facciamo tipo un fiore con queste ciotoline. Comunque se viene a piovere, veramente sono troppo una sfigata, ma sicuramente succederà questo. Fatto che gli altri giorni c'è stato un tempo pazzesco. Oggi che ho deciso di registrare e di fare questo video fuori all'aperto, naturalmente ci sono tutte le nuvole. Come sta venendo? Dai, carino raga, no? Questi sono i piattini su cui mangiare. Ho portato un'altra ciotolina perché qua dentro ho intenzione di mettere tipo delle olive, perché almeno essendo trasparente si vede ciò che c'è all'interno, mentre le altre sono un po' colorate, quindi magari si vede un po' di meno. Questo però lo metto qua. Ho cambiato idea, ho deciso di levare la foglia da sotto i bicchieri e metto un bel vassoio. Questo è molto elegante. Almeno la foglia comunque la utilizzo per mettere sopra tipo le altre ciotoline con tutto il cibo. No! Sta piovendo? Ma non può essere vero. Raga, sta piovendo. Luca! Raga, sta piovendo! Non ci credo! Ma è l'unico giorno che posso farlo perché poi domani piove! Luca, sono sfigata, ti prego, vieni in mio aiuto! Solo lui può far smettere di piovere. Io lo sapevo. Sfigata, fai vedere qua che avevi preparato tutto. Avevo già preparato tutto, mamma, papà! Io mi stavo mettendo la gravatta anche. Cioè, la gravatta. Sono un mese più che non piove, giusto? Non l'unico giorno. Perché lei sta facendo qualcosa in casa. ma scusa, ma non è colpa mia. No, Luca, non puoi iniziare a mangiare così. Fine, questo è l'aperitivo? L'aperitivo è saltato. No, allora sapete cosa faccio? Aspetto o domani o dopo domani. No, domani piove. Preparalo dentro. In casa. Dentro? No. Io voglio il mattino. Lui vuole. Tu ti bevi il tuo. Ma raga, ma voi discutete per il cocktail, ma io non posso fare il mio aperitivo. Cioè, guardate che bello, non so se avete capito cosa stavo organizzando. Ma il mio video è finito qui. Sì. Via, via, oh, oh, oh. Ma ci ho messo così tanto a sistemare tutto. Non ci credo. Cioè, ci ho messo così tanto a portare fuori le cose, a metterle in ordine. Ma doveva piovere stasera alle 11. Cioè, guardate, in un secondo io ho portato tutto fuori e loro adesso mi riportano tutto dentro perché piove, mamma. Poro. Prendi questo qui che si bagna, rapidini. Sì, io riprendo, non faccio niente. Tieni questo. Comunque doveva essere una bella sorpresa, famiglia. Guarda qua quanto ci stai facendo lavorare mentre sto facendo il record della diretta più lunga del mondo.
Dai! Luca mi dice che non vuole più fare l'aperitivo con me perché porto sfiga. Ne abbiamo fatti che tu non c'eri, andava bene. Ne hai organizzato uno te. Quindi va bene, lo facciamo martedì l'aperitivo. Beh, basta che è una bella giornata. Però sole, aspetta raga, c'è un problema. Ecco, tanti giorni di sole, era estate. Dov'è Luca? Sposta il tavolo, sposta il tavolo. Secondo me deve andare a Lourdes. Lo so, lo so. Luca! È aperto, è sempre aperto. Sposta il tavolo. Luca! No, prima dovete mettere le sedie. Ma perché? Le sedie, le sedie. Ma raga, c'è... Ma tutto mi state smantellando. E se smette di piovere, basta, fine. Ma sarà tutto bagnato. Fa niente, poi noi siamo stanchi per l'aperitivo, non lo facciamo più. Come siete stanchi? Aiuto! Vai via, vai via. Fate ridere. Mi piante. Cioè, guardate che casino che avevo fatto per... Oh. Per un aperitivo ed è stato veramente fallimentare. Martedì, se vai avanti, vieni a nevicare, non fare niente. Ma non abbiamo fatto l'aperitivo, cosa pulisci? Ci vediamo fra due giorni allora, aspettiamo che venga il tempo sperando bello. Sperando che ritorni il tempo bello. Perché... Domani comunque piove tutto il giorno, visto? Però te lo ripeto, sfigata, c'è un mese che c'è il sole e oggi proprio. Non ci credo, mi ero anche truccata, mi sono sistemata, mi sono lavata i capelli prima, ho messo il vestitino. Io avevo fatto anche il pane in casa. Oh, ape, oh mio Dio, mamma, mamma, c'è l'ape gigante, mamma c'è l'ape. Sono passati 5 giorni e io sono rimasta qui ad aspettare il bel tempo. No, scherzo, in realtà finalmente è arrivato il sole e oggi posso fare la bella sorpresa ai miei genitori. Qua ho sistemato tutto e adesso iniziamo a mettere le varie schifezze dentro ai vari recipienti. Guardate cosa abbiamo, patatine rustiche e iniziamo a mettere in quale, facciamo in quello tipo viola, così fa un po' da contrasto. Dai, sicuramente apprezzeranno, no? Adesso prendiamo questi, che cosa sono questi polli? È mais tostato, guardate che bello. Sicuramente lo avrete assaggiato, guardate com'è, io lo adoro tantissimo. E questi li mettiamo dentro il recipiente rosso, così risalta. Qua carico un po' perché sono buonissimi. Abbiamo le patatine alla paprika, anche queste sono buonissime, le mettiamo qua dentro. E qui abbiamo altri tipi di patatine. Ma quante cose abbiamo qua? Ne assaggio una. Quanto sono buone le virtual. Queste le prendevo sempre quando andavo a scuola. E mi ricordo che quando andavo a scuola le prendevo sempre alle macchinette. Top. Poi abbiamo anche delle fontis e quindi mettiamo anche queste, visto che so che a mio fratello e a mia mamma piacciono, a mio padre non lo so, eh. Adesso andiamo a prendere le cose nel frigo. Eccoci qua con il pane della mamma. Oh mio Dio, mi sto cadendo. Ha fatto il pane con le olive ed è veramente delizioso. Adesso ne taglio qualche fetta, sicuramente apprezzeranno. Lo metto da questa parte. Oh, c'è posto per tutto. E adesso tagliamo anche qualche fettina di salame. Ora mi taglio un dito. Tac. Eccoci qua. Naturalmente un po' di pesce non può assolutamente mancare, guardate che buono. Questo mettiamolo qua. Oh. Prendiamo prosciutto cotto e grissini e facciamo una cosa molto carina e arrotoliamo il prosciutto attorno al nostro grissino. E lo mettiamo qua. Ma guardate che bel piattino! Adesso mettiamo le olive qua dentro e ci siamo, poi mi manca soltanto il cocktail. Che buone queste, non le mangio da tantissime queste olivone. E poi questi che piacciono tanto ai miei sono tipo funghi coltivati in olio di semi di girasole. Adesso è arrivato il momento di preparare il nostro cocktail. Qua
ho preparato tutto il ghiaccio, molto elegante, guardate, tra l'altro è tutto dello stesso servizio, questo è lo stesso servizio di quello. Quindi questo lo mettiamo qua, martini e acqua tonica. Devo mettere metà bicchiere di martini e poi metà di tonica. E finalmente mettiamo il nostro ghiaccio. Mi sa che ne ho messo un po' troppo, Con il nostro cocktail non può mancare lo spicchio d'arancia. Questo lo metto sul bicchiere mentre questo qui lo inserisco all'interno della brocca. Voilà! Vado subito a chiamare tutti. Eccoli! Ma io non sapevo che tu avevi già preparato tutto. Hai visto? Mi sono rimasta qui 5 giorni ad aspettare il tempo bello. No, brava. Luca, non puoi. Perché non posso? Perché la mamma ha detto che non puoi toccare niente. Ma che bello! Hai visto? Bello! Ciao, mangio. Dai, ragazzi. Ma non ti vedo, professoressa. Mi piace quello che ho preparato. Bello. Madonna mia. Brava. Questo è una testa. Brava. Sì, si è sparicata. Anche debole. Mamma vuole fare una foto. Facciamo prima. Una bella foto, sì, prima di mangiare. Il cronometro di 10 secondi. Aia, aia. 4, 3, 2, 1. Basta foto. Basta e foto. Finalmente iniziamo a mangiare anche perché ho fame. Papi, mi sa che qui ho messo troppo. Va bene. Adesso come fai a versarlo? Infatti ho detto ai nostri amici che lo versi tu. Papà si sente in Messico praticamente. Anch'io prendo qualcosa. Io sto pubblicando le storie. Io adoro questi. Io verso, allora, posso versare? Certo. Ti prego, fa cadere. Ma che bravo. Io l'avrei fatto cadere, già lo so. Amo, taggami. Ma guarda che ciccio, sta già mangiando. Eccola, la mamma. Che bella, ma non è giusto, ma ti sei messo i tacchi. Ragazzi, ti devi spostare. Io stavo dormendo. Lo so, infatti la faccia da sonno. Però dai, almeno guarda che bell'aperitivo, in fissa. Solo voi due. Io di qua perché me lo migliore. Uno, due, tre, via. Luca. Luca. Ma guarda, piccolo, sto cadente, mi pizzica. Spostatevi che faccio solo il mamma, tavolo. Papà. Spostati. Dai, guarda, vieni qua. Levati di qua, di me. Ma perché si caccia la mamma? Fermo. Allora, quando mamma e papà fanno le foto, è la fine. Dai, ma levati. Quando mamma e papà devono fare le foto, dobbiamo spostarci tutti. Io ho fatto. Basta. Poi, se mamma decide di fare una foto, la fa anche papà. E viceversa. E poi hanno tutte le foto uguali. Guarda gli anelli, quanti anelli ha? Fa vedere. Sono carino con gli anelli. Quanti ne hai? Ma è strano, ma da quando si mette gli anelli poi? Uno, tre, due, uno, tre, due, uno, che belli! No, Luca, il cronometro! Ok, dai? Basta. No, aspetta! Non vi ha fatto la foto, era un selfie! Era un selfie! Si è fatta il selfie! No, perché volevo anche cenare! Mamma, come ma zitta? Nella foto non si sente. Zitta. Ma che bella aperitivo. Oliva notti che c'è la pianta. Con tutte cose comprate da te. Dai, Luca. Oh, cioè, non iniziamo. Brava. Dai. Intanto oggi ho fatto un po' di ripulisti in frigorifero. Allora domani è quest'ora qua. Nello scaffale. No, vabbè, non esageriamo, Tutti i giorni. No, domani lo organizza Luca. No, ora tutti i giorni ce lo devi organizzare. Abbiamo preso l'abitudine. Ma cosa? Solo oggi l'ho preparato, che abitudine. L'hai fatto fare l'aperitivo che hai ora una nape da appoggiare. Ma non è vero, dai. Posso dire una cosa? Vai. Il ghiaccio era buono. Dai, ma vi rendete conto cosa? Ora devo andare nella diretta. Luca ci abbandona. Voglio far vedere come Luca non ritorna più. Mamma, Luca in live. Questo è il mio cocktail. Bello, Ma non ho ancora iniziato a berlo. No, io faccio i mini sorsini. Anche questo, Per quello che dico, mamma, tu bevi super velocemente, perché io faccio i piccoli sorsi. Comunque, raga,
Se questo video vi è piaciuto, cliccate like, seguitemi su tutti i social, quindi qua su YouTube e su Instagram e anche su TikTok, perché ogni tanto pubblico dei video carini, diciamo. Vi è piaciuto quindi l'aperitivo che ho preparato alla mia famiglia? Buono, buono. A voi vi è piaciuto? Beh. Grazie. Quindi vi saluto, così grazie, vado a finire. Domani a quest'ora, No, domani a quest'ora ancora. No, no, domani tocca a te. O a Luca o alla mamma, io vi guardo. Ciao raga, vado che così finisco il mio bel cocktail. Ciao.